Ben ritrovati amici rossoneri, vecchi cuori che seguono la Primavera, seguono il calcio giovanile con la stessa passione, la stessa intensità della prima squadra. Chiaramente sono ragazzi che si stanno facendo, ma oggi è una partita molto molto importante, quella del 17° turno del campionato Primavera 1, quella tra Atalanta e Milan. Vorlicki, fascia di sinistra, si sovrappone Ruggeri, si accentra invece il numero 11. Poi lascia il pallone al compagno Sidibe, che va al tiro, sfiora il palo. La nostra prospettiva sembrava ancora più largo, ma in realtà la palla penso abbia sfiorato il montante. Vai Lilali con il destro, intanto calcio d'angolo, messo in mezzo, il colpo di testa, il gol del Milan, vantaggio all'improvviso, minuto 10, colpo di testa in mischia, andiamo a vedere chi l'ha messa. Ho perso sinceramente nel entusiasmo del gol, dovrebbe essere Micheli, sì, secondo gol di Micheli in stagione, il nostro centralone l'ha messa sul corner di Lilali, buono lo stacco sul primo palo e palla che è entrata, l'MLM all'incrocio dei pali, Gyabuaa per l'inserimento di Sciutalo, attenzione che viene in avanti il numero 5, il tiro in porta, la parata di Jung dalla terra, dunque altra occasione Atalanta con l'incursione di Sciutalo. La palla per Cortinovis, attenzione, tutto solo, va al destro e la palla colpisce il palo. Qui fortunato il Milan al minuto 35, la grande giocata di Cortinovis, pessima idea lasciargli spazio al limite dell'area. Vorlicki al cross sul secondo palo, la palla spedita sopra la traversa, altra grande occasione al minuto 38 per l'Atalanta. Gyabuaa al volo con la porta praticamente spalancata, non è riuscito ad insaccare. Sul pallone Ruggeri che con il mancino va al cross, esce Jungdal, lo fa non perfettamente, poi si libera il tiro e la salva Michelis, secondo gol di Michelis in questa partita, salva il pallone esattamente sulla linea di porta. Apre il gioco per Gyabuaa, di prima per Cortinovis, si intendono bene i due, la palla arriva al limite dell'area, Atalanta che entra in area con il tiro fuori di Gyabuaa. Non ho visto se fosse fuori gioco o meno, questa è la prima grandissima occasione del secondo tempo, qui il pallone in profondità, ha aperto troppo il mancino Gyabuaa. Palla centrale, colpo di testa sul secondo palo, qui purtroppo arriva il gol, purtroppo arriva il gol di Gyabuaa. Con un fuorigioco richiesto dal Milan, ma l'ennesima occasione dell'Atalanta stavolta ha portato al gol dell'1-1 di Gyabuaa, dopo aver sbagliato due gol clamorosi in precedenza. Inserimento dall'altra parte di due elementi in maglia bianca, Frigerio va al tiro con il destro, la palla per poco non finisce in porta, che occasione al minuto 82 per il Milan, grande tiro di Marco Romano Frigerio. Un siluro con il destro quasi sotto la traversa che ha costretto il portiere Daizar a una parata incredibile. Grandissima parata di Daizar. Ancora Robotti, esce dai blocchi insieme a Nasti che se ne va Marco Nasti, 2 contro 1, attenzione Milan, Mbesso solo sul secondo palo, Mbesso controlla, il mancino di Mbesso gli rimane in canna al tiro, che peccato. Il controllo è buono di Vorlicki, attenzione, esce Stanga, non deve lasciarlo. Vorlicki si proietta in avanti con velocità, attenzione a Vorlicki, palla sul destro, il tiro deviato da Jungdal, grande parata al minuto 92 di Jungdal. Atalanta-Milan finisce 1-1, il terzo pareggio nelle ultime 4 per i rossoneri con i gol di Michelis nel primo tempo e di Gyabuaa nel secondo tempo. I complimenti di mister Brambilla al collega Giunti e ai ragazzi. Da parte di Luca Brivio, vecchi cuori rossoneri, un saluto, rimanete con la programmazione di Milan TV.